Le scoperte di tesori, cimeli antichi e oggetti misteriosi non vanno attribuite soltanto a scienziati e archeologi. A volte le persone comuni, come noi e voi, portano alla luce delle scoperte inimmaginabili mentre sistemano la cantina, ristrutturano la soffitta o ripuliscono il patio del giardino. In questo video ci concentreremo su tutte quelle persone che si sono improvvisate scienziati domestici con dei colpi di fortuna imprevedibili. Numero 10. Tunnel verso la piramide. Nel 2014, mentre svolgeva degli scavi non autorizzati nel cortile di casa sua, un certo Nagi ha scovato degli enormi blocchi di pietra nel terreno. I massi formavano l'entrata di un corridoio 10 metri sotto la superficie. Nagi ha contattato il Ministero per le scoperte archeologiche egizie, che ha inviato a casa sua degli esperti per indagare. Gli scienziati hanno realizzato che l'uomo aveva appena scoperto il leggendario tunnel segreto sotto la piramide di Cheope, la più antica tra le tre piramidi di Giza. Gli archeologi avevano cercato quel corridoio per più di 30 anni e finalmente avevano trovato il punto di accesso. Secondo lo storico Erodoto, il complesso della piramide di Cheope era collegato ad un tempio perduto, e un tempo sorgeva sulle sponde del Nilo. Prima dell'intervento di Nagi, gli esperti avevano rinvenuto solo dei frammenti del tunnel leggendario. Numero 9. Dipinto perduto. La prossima volta che dovete sgombrare la soffitta, non fatevi prendere dalla foga e controllate bene ogni singolo pezzo. Nel 2014, dopo aver acquistato una villa storica di Toulouse, in Francia, una coppia è salita in soffitta per risolvere il problema di una perdita fastidiosa. Mentre spulciavano tra gli oggetti lasciati dai vecchi proprietari, hanno trovato un dipinto di 1,4 x 1,7 metri e hanno contattato il perito Marc Labard per scoprire se valesse qualcosa. Labard ha scattato una foto alla tela, sporca e rovinata dall'umidità della soffitta, e l'ha inviata al collega Eric Turquen di Parigi. Per lo stupore della coppia, il perito ha rivelato che quel quadro non era altro che un capolavoro del XVII secolo realizzato da Caravaggio e andato perduto nel tempo. Il dipinto ritrae Giuditta, eroina del popolo ebraico, che decapita il generale assiro Oloferne. Gli esperti lo hanno datato al 1607. La coppia ha venduto il quadro per 171 milioni di dollari. Numero 8. Collezione di auto d'epoca. L'imprenditore Roger Bailon collezionava auto d'epoca risalenti agli anni 50 e 70. Il suo passatempo preferito consisteva nel riportarle ai loro antichi fasti nella speranza di esporle un giorno in un museo privato. Della sua collezione facevano parte una Talbot Lago, appartenuta al re egiziano Farouk, e una Maserati A6G 2000 berlinetta Grand Sport Frua, una dei soli tre esemplari realizzati nella storia. Va citata anche la Ferrari 250 GT SWB California del 1961, guidata dagli attori Shirley MacLaine, Alain Delon e Jane Fonda. Nel 2004, Bailon è scomparso lasciando la sua amata collezione ad arrugginire in un capannone di ferro nella sua tenuta di campagna in Francia. La proprietà è stata ereditata dal figlio Jacques, che non ha mai mosso un dito per quelle che riteneva soltanto vecchie carcasse di ferraglia. Alla sua morte, i nipoti del magnate, più saggi del padre, hanno contattato un esperto per far valutare le automobili prima di venderle al miglior offerente. Immaginate la sorpresa quando hanno scoperto che l'intera collezione valeva 20 milioni di dollari, di cui 11 riservati alla Ferrari. Nel 2015 l'auto è stata venduta di nuovo per ben 18 milioni. Numero 7. Monete d'oro. Durante i lavori di ristrutturazione in casa, nel 2019, una coppia inglese ha scoperto una quantità sbalorditiva di monete d'oro rare sepolte sotto le piastrelle del pavimento della cucina e sono state vendute all'asta per 280.000 sterline. Mentre si preparavano a dare un nuovo look alla cucina del loro appartamento di Ellerby, nel North Yorkshire, marito e moglie si sono imbattuti in quello che pensavano fosse un vecchio cavo elettrico sotto il cemento. Scavando, hanno realizzato invece che si trattava di un recipiente in ceramica di forma e dimensione simile ad una lattina, all'interno del quale hanno rinvenuto il tesoro. Le monete, coniate nel periodo storico compreso tra il regno di Giacomo I e Giorgio I, valevano tra le 57 e le 115 sterline ciascuna. Numero 6. Aereo della Seconda Guerra Mondiale.
Nel 2017 il 14enne Daniel Rom Christiansen stava cercando un argomento su cui basare il suo tema di storia. Il padre Klaus, scherzando, gli ha consigliato di cercare l'aereo che, secondo suo padre, si era schiantato nella campagna fuori casa loro nel novembre del 1944. Daniel ha deciso di cercare i frammenti del velivolo con un metal detector e, per grande stupore del padre, ha ritrovato tutto l'aereo, ad una profondità di circa 5 metri dal suolo. L'estrazione non è stata semplice e ha richiesto una scavatrice. Padre e figlio hanno riportato in superficie migliaia di frammenti del velivolo, assieme alla salma del pilota e alcuni suoi effetti personali. I due hanno contattato degli storici locali e le autorità danesi e hanno portato via la salma del pilota nella speranza di risalire alla sua identità e offrirgli una degna sepoltura. Numero 5. Mammut del Michigan. Nell'ottobre 2015, un contadino ha scovato le ossa di un mammut di 10 o 15 mila anni nel terreno della sua campagna, a sud-est di Ann Arbor, in Michigan. I ricercatori dell'università locale si sono precipitati a completare gli scavi e hanno riportato alla luce un esemplare di mammut, che ai tempi della morte aveva circa 40 anni. Gli esperti ritengono che sia stato ucciso dai cacciatori preistorici. Gli scavi hanno rivelato diverse ossa, inclusi il cranio, la mascella, le zanne, numerose vertebre e costole, frammenti delle scapole, delle ossa pelviche e delle ginocchia. Numero 4. Villa Romana. Quanti di noi vorrebbero abitare in una villa lussuosa ma non riescono a trovare l'appartamento giusto? Adesso basta cercare nel sottosuolo. Un contadino inglese di Rutland ha scoperto nel suo cortile i resti di un'enorme villa romana, che contenevano inoltre un mosaico unico che ritrae delle scene dell'Iliade di Omero. Si tratta di uno dei primi del suo genere in Inghilterra e uno dei pochissimi rinvenuti in tutta Europa. È considerato uno dei mosaici d'epoca romana più belli e importanti mai ritrovati nelle ex colonie dell'impero. Il contadino ha contattato subito l'Università del Leicester, che ha inviato sul posto degli archeologi che hanno riportato alla luce non solo il mosaico, ma anche lo scheletro della villa. La scoperta ha spinto le autorità a dichiarare l'intera proprietà un monumento nazionale. Numero 3. Enorme dolina. A chi tra voi crede ai segnali naturali e trema l'idea dell'apocalisse? Sconsigliamo di saltare i prossimi secondi del video. Nel 2016, Lynn e Ray McKay sono rimasti impietriti di fronte alla scoperta di un'enorme dolina piena d'acqua che si era formata durante la notte nel cortile sul retro del loro appartamento di Ipswich, nel Queensland. La dolina stava crescendo a vista d'occhio, inghiottendo il terreno fino a raggiungere una profondità di circa 8 metri e un diametro sempre più preoccupante. La voragine potrebbe essere stata causata dal crollo di una vecchia miniera, dato che nel 1880 la regione era disseminata di scavi ed estrazioni. Numero 2. Città sotterranea. Una delle scoperte archeologiche più rilevanti della nostra epoca risale al 1963. Quando un uomo turco della regione della Cappadocia ha iniziato a ristrutturare casa sua. Dopo aver abbattuto una parete, ha scoperto una stanza segreta che lo ha condotto ad un ritrovamento ancora più sconcertante, un tunnel che scendeva verso un labirinto misterioso. L'uomo ha contattato subito le autorità e, esplorando i cunicoli, sono giunti alla conclusione di aver ritrovato l'antica città sotterranea di Derinkuyu, costruita tra il XV e il XII secolo a.C. Scolpita nella roccia vulcanica malleabile, Derinkuyu era stata progettata per rimanere nascosta alla vista. Tra tutte le città sotterranee scoperte in Turchia, questa è la più profonda, perché si snoda per 85 metri sotto la superficie su un totale di 18 piani. I cunicoli e le stanze costruite nel sottosuolo erano grandi abbastanza per ospitare decine di migliaia di cittadini in caso di invasione nemica. Numero 1. Rifugio nucleare. Quando John Sims ha comprato una casa a Tucson, in Arizona, non riusciva a smettere di pensare al mistero che gli aveva accennato il vecchio proprietario riguardo qualcosa di strano sepolto nel cortile sul retro. Spinto dalla curiosità, John ha deciso di indagare senza sapere che avrebbe riportato alla luce qualcosa che avrebbe attirato uno stormo di giornalisti. John si è munito della piantina catastale del suo appartamento e ha notato in effetti che sulla mappa era riportata una stanza apparentemente inesistente. L'uomo ha assunto una ditta di operai che, dopo qualche giorno di scavi, ha individuato una botola nel terreno, da cui si accedeva ad una scala a chiocciola.
John si è avventurato nel sottosuolo e ha scoperto una stanza enorme piena di provviste a lunga conservazione e beni di prima necessità non deperibili. Si trattava di un vecchio rifugio nucleare costruito al picco della Guerra Fredda, quando le tensioni tra Stati Uniti e Russia erano ai massimi storici ed entrambe le popolazioni temevano il peggio. Invece di trasformare la stanza in un banale seminterrato, John l'ha convertita in un memoriale della Guerra Fredda di cui oggi ha uso esclusivo. Vi abbiamo fatto venire voglia di scavare in giardino? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.